Alle parole della settimana c'è Alessandro Di Battista. Elegantissimo. Grazie. In tenuta istituzionale. Allora, la prima parola è, e non può essere che viaggio, perché è la domanda che mi viene da farle è: ma perché un politico si mette in viaggio proprio quando la politica è così in movimento? Quando potevo fare il ministro. Quella è la ragione. Pure mia madre me lo chiede sempre, me lo domanda. Perché avevo voglia e ho voglia di prendere un po' di aria, di riprendermi un po' di libertà, perché ho combattuto, poi si può condividere o meno quel che ho fatto, in primissima linea questi 5 anni e quindi... Però hai scelto un momento, diciamo, particolare. Ma in realtà io lo dissi già nel 2014, che qualora fossimo arrivati a fine legislatura non mi sarei ripresentato. Per cui vado a far questo, vado a scrivere dei reportage per Il Fatto e anche dei mini documentari per la piattaforma che si chiama Loft, che fa parte sempre della società editoriale del Fatto. E poi diventerà un libro tutto questo. Poi vedremo. E vado a fare quello che ho sempre sognato, scrivere, studiare, avere del tempo libero, anche per leggere molto. In questi anni in Parlamento ho letto tantissimo, ho letto sempre rassegne stampa relative alla politica. Ho voglia di rileggere altro, di leggere altro, di studiare, di approfondire e poi vedremo, ma è la mia vita, la vita è uno, oltretutto mi è nato un figlio. E sa una cosa, la cosa per me più importante oggi è avere un figlio libero. E quel che ho capito, anche se sono padre da pochi mesi, è che i figli non fanno quello che i genitori dicono. No, i figli fanno quello che i genitori fanno. Per cui l'unico modo per far sì che mio figlio possa essere un ragazzo in futuro libero è essere libero io. È la verità. Allora, Di Battista, questa è una cartina del viaggio che farà fino a Panama. Allora, la prossima parola è stata una parola della settimana. Paraculo. Cioè, cos'è successo? Lei a un certo punto ha definito Saviano intellettuale di sinistra, e poi come se fosse un insulto, incapace di capire le persone comuni. E Saviano le ha risposto dandole appunto in una post su Facebook del paraculo e rilanciando un video che la riguarda del 2015. Non so se lo possiamo... Questo è il post, col finale a proposito buon viaggio paraculo. E poi... sempre gentile, buon viaggio, insomma, c'era buon viaggio. E poi c'era questo video del 2015. Le parole di come la pensava Di Battista sulla Lega di Salvini, cioè sugli alleati di oggi, nel 2015. Vediamo. È importante attaccare il nemico, perché di nemico si tratta, nel modo giusto, ai Salvini, e chiediamogli di tagliarsi lo stipendio. Ecco. Cos'è successo? Il nemico adesso è diventato... Ma io sono molto sincero con tutti quanti, perché per me questa situazione politica attuale è complessa ma anche estremamente stimolante, perché c'è l'opportunità di riprendersi un po' di fette di sovranità come paese. Io ho sempre votato in vita mia a sinistra, l'ho sempre dichiarato, votai pure il Partito Democratico. Ho pure votato Bertinotti, però l'ho rimosso, anche se ogni tanto di notte mi sveglio e me lo ricordo. E ho attaccato la Lega, credo di aver attaccato per onestà intellettuale, lo dico, più il Partito Democratico della Lega, non faccio parte della Lega, ho sostenuto sempre e sosterrò sempre il Movimento 5 Stelle. Punto. C'è da dire una cosa, che il Movimento ha preso il 32%, quindi cosa dovremmo fare? Cioè, cosa avremmo dovuto fare, in un certo senso, dopo le elezioni vinte? Dire noi non governiamo, andiamo all'opposizione e permettiamo a Berlusconi e quello che resta, i rimasugli del Partito Democratico, di fare un governo insieme magari a Maroniani? No, evidentemente dobbiamo trovare un modo per poter dare delle proposte e poterle trasformare in leggi dello Stato. Io, che ho sempre votato a sinistra in vita mia, reputo la Lega, da questo punto di vista, più affidabile del Partito Democratico. È la mia opinione. Per quale ragione? Perché in questo Paese c'è una necessità di diritti economici e sociali, ne abbiamo già parlato, clamorosa. Io sono del tutto d'accordo e concorde con i diritti civili. Ma basta, questo è il momento per me storico di rioccuparci di pensioni, lavoro, istruzione, sanità pubblica, quei diritti economici e sociali che paradossalmente sono stati distrutti molto di più dalla sedicente sinistra piuttosto che governi centrodestra. E per me, se volessimo ragionare solo di diritti economici e sociali, che sono per me quelli urgenti oggi, e volessimo ragionare con delle categorie che ritengo fine settecentesche, quelle di destra e sinistra, che per me sono superate, lo vedete pure negli Stati Uniti d'America, gli operai che prima... Comunque i diritti civili è bello averli, adesso è bello dire... Certo,
certo. Sono importantissimi quelli sociali. Massimo, io ho votato convintamente per il vio testamento. Per cui assolutamente sì. Ma in un paese tutti i diritti sono interconnessi e molto importanti. Un paese cresce quando vi sono tutti i diritti. Dato che negli ultimi 30 anni, lentamente ma inesorabilmente, senza neanche farcelo capire, governi soprattutto di centrosinistra hanno smantellato lo Stato sociale, oggi c'è necessità di riproporre questo Stato sociale. E ti dicevo, se volessimo ragionare con queste categorie, per me, diciamo obsolete, di destra e sinistra, è la mia opinione, io ritengo, e non è paradossale, Salvini più di sinistra che Renzi. È la mia opinione. Bene. E poi però per fare un governo bisogna che ci sia alcuni passaggi istituzionali. Certo. Quello fondamentale poi è il momento in cui ci si incontra con il Presidente della Repubblica. Certo. La prossima parola è la parola Bastiglia, perché questa settimana c'è stato su Facebook un intervento sia suo sia di suo padre che hanno riguardato Mattarella. Lei ha scritto, rivolgendosi a Mattarella, non freni il governo voluto dagli italiani, mentre suo padre Vittorio ha addirittura evocato la presa della Bastiglia, arrivando a dire, lo leggiamo sulla destra, ecco il Quirinale più di una Bastiglia, Massimo, a quadri, a razze, se il popolo incazzato dovesse assaltarlo, altro. E il finale è forza mister Allegria, che penso che non è mai buongiorno, ma è Mattarella, fai il tuo dovere e non avrai seccature, che come frase suona anche vagamente minacciosa. Allora, uno, per me è ridicolo, non ce l'ho con te, ma il giornalismo italiano è arrivato per me a dei livelli veramente bassi. Non è giornalismo italiano, no? Che venga ripreso un post di un libero cittadino che non ha nessun incarico di governo, che è mio padre. Però io rispondo, Massimo, io rispondo per quello che tanti scrivo. Tanti ministri sono finiti nei guai per il figlio, per il padre. Che mio padre è un personaggio pubblico? No, però ci sono. Ma sembra una cosa normale che i comunicati dei senatori del Partito Democratico siano rivolti a mio padre, ma stanno alla canna del gas dal punto di vista politico se si occupano anche di nella precedente legislatura. E allora, molti dato padri di politici del PD sono finiti, diciamo. Ma mio padre, per quello che scrive da libero cittadino, si può condividere o meno il genitore, se si riferisce a Renzi, per affari presunti o tali con il sistema, diciamo, politico, che sono paragonabili. No, io rispondo per quello che scrivo e dico io. E io, pur rispettando del tutto il Presidente della Repubblica, dico che è compito del Presidente della Repubblica essere garante della Costituzione, tra l'altro unire il Paese, perché lui è anche responsabile di questo. E anche suo diritto dovere, qualora un premier incaricato, un presidente del Consiglio incaricato, proponesse dei ministri non adeguati perché sotto indagini per mafia, sotto indagini per corruzione, travolti in uno scandalo sessuale, dire no, non è diritto del Presidente della Repubblica porre dei veti politici o indirizzare politicamente un governo e un Parlamento, perché questa, fino a prova contraria, è una Repubblica parlamentare. Per aver detto questo, questi resti, ormai politicamente parlando, del Partito Democratico mi hanno definito eversore, ma per me no, sono rumori di fondo di, però, di, senta, che neanche. Lei non pensa che aizzare il popolo contro le istituzioni, Mattarella è il Presidente della Repubblica, non significa anche creare l'arrivo, perché storicamente è stato sempre così, l'arrivo di un uomo forte, di un duce, ma di una ci figura. Dovrebbero, penso, le istituzioni in questo paese ringraziare che il Movimento 5 Stelle ha incanalato una rabbia sacrosanta dei cittadini in un percorso democratico. Noi abbiamo preso il 32% alle elezioni, siamo presentati alle elezioni. Per me la violenza istituzionale, per me, se vogliamo parlare di questo, è stato mettere la ghigliottina e impedire all'opposizione di fare il suo lavoro per regalare quattrini pubblici alle banche private. Questo per me è violenza istituzionale. Ma io che ho fatto? Ho detto quello che è il mio pensiero. Conta ancora la libertà di stampa in questo paese? Conta ancora il volere del popolo? Oppure, dato che il popolo non ha votato come ritiene giusto l'establishment, non c'è più democrazia? Scusate, io credo che tutti gli italiani si debbano indignare, al di là di quello che hanno votato, quando giornali stranieri, esponenti politici stranieri, il ministro degli esteri del Lussemburgo, il Lussemburgo è grande come la metà della Garbatella, osano dire pubblicamente, pubblicamente il Presidente della Repubblica impedisca a questo governo ancora non nato di fare danni. Ma come ti permetti? Hanno votato i cittadini italiani, la maggior parte degli italiani ha votato Lega e Movimento 5 Stelle, può piacere o non piacere, ma avremo noi il diritto di fare un governo e poi essere giudicati sulla base di quel che abbiamo fatto in Parlamento o nei ministeri e non con pregiudizi? Perché veramente, se c'è una cosa di fascista in questo paese, è il pregiudizio. Però, e molti intellettualoidi, diciamo, non mi riferisco a Saviano su questo, che è permaloso e non voglio parlare di Saviano perché so. Intellettualoidi è una brutta parola, cioè è brutta, ha un suono un po' così, un po' arrogante, no? Quanti scrittori
dei quali passaggio ti sarai innamorato in questi anni. Quale dei miei stivali, che era quello del linguaggio quanti di Craxi. Quanti scrittori dei quali ti sarai innamorato nella tua vita hanno utilizzato linguaggi anche più forti dei miei? Però fanno gli scrittori, non i politici, lo fanno da scrittori. In quel ma è la libertà di stampa, la libertà di parola, la libertà di opinione, la stessa per la quale pare... di libertà di stampa, avvocato, la prossima parola, è l'avvocato del popolo e Conte, così si è definito, mentre il New York Times, con delle parole, devo dire, acidissime, ha detto che l'unica qualifica di Conte è quella di sapere eseguire gli ordini di altri. Ma come si permettono questi giornali? Cioè, è stato ecco, un presidente... Però la domanda la faccio io, al di là del New York Times. Ma in questo governo, che ancora non sappiamo, adesso ne parliamo, anche se nascerà o no, chi comanda davvero? Conte, Di Maio o, come forse teme il Presidente della Repubblica, Matteo Salvini? La nostra, fino a prova contraria, è una Repubblica parlamentare. Quindi l'iniziativa legislativa per il 90% dei casi dovrebbe appartenere al Parlamento, cosa che non è più successa negli ultimi anni per una serie di violazioni, queste sì, della Costituzione, l'applicazione del voto di fiducia, la distruzione di fatto del ruolo centrale del Parlamento. Quindi che significa? Se mi sta chiedendo se Conte sarà o meno autonomo, è evidente, è stato chiaramente indicato dalle forze politiche che gli devono votare la fiducia e il Presidente della Repubblica l'ha preso a nominare. Di Battista, però è vero che lui non ha una forza politica autonoma, di solito il Presidente del Consiglio è uno che di suo ha una forza politica. Ma non ho capito, signore che ha fatto l'avvocato. Ma Gentiloni c'aveva la forza politica autonoma? Beh, è uno che fa politica da quando è ragazzino. Quindi la forza dipende dal tempo in cui uno ha fatto politica? Allora Monti era uno che non doveva aver forza, invece ahimè ha dimostrato. L'ha fatto il commissario Monti, aveva un'esperienza politica. Professor Conte ha messo la faccia durante la campagna elettorale con il Movimento 5 Stelle, mettendosi a disposizione del popolo italiano. Però questi due politici, appollaiati un po' sulle spalle, questa è l'immagine, no? Ma io credo che questo sia un modo di ragionare, non credo Massimo che, ripeto, qualora avesse vinto, e grazie a Dio non ha vinto, il Partito Democratico con Forza Italia pronti a fare insieme, avessero tirato fuori un nome, ci sarebbero state tutte queste critiche. Cioè, io non ho mai visto un governo che ancora non è nato ricevere così tante critiche dai giornali esteri. Compresi i tedeschi, spiegate, Scrocconi, non so se possiamo vedere la simpatica risposta, abbiamo messo il bono del tesoro con una faccia di Tardelli, che ricorda la storica vittoria Italia-Germania 4-3, ecco, un giornale tedesco ieri ha definito a noi italiani degli scrocconi, Der Spiegel. E io voglio chiedere, secondo lei, i vostri elettori, di 5 Stelle, detestano di più l'Europa o la Germania? Perché mi sembra che stiamo stringendo, non è più l'Europa, adesso l'obiettivo è... Io non me la sono mai presa con i tedeschi. Ho criticato. Cioè, fondamentalmente la Germania fa gli interessi della Germania. Sono i governi italiani che in questi anni hanno fatto gli interessi della Germania. Fondamentalmente la Germania è riuscita a prendersi una competitività industriale, una forza industriale enorme, a discapito poi degli italiani. Ma perché? Perché per me i governi degli ultimi anni sono stati dei zerbini. Ripeto, se addirittura il ministro degli esteri Lussemburgo si permette di mettere bocca sulla scelta... La colpita, questa del Lussemburgo, la colpita. Significa per me che il Partito Democratico, soprattutto da Monti in poi, ha abituato i governanti esteri a trattarci come terra di conquista. Cioè, non ci si può permettere di tollerare che dei giornali stranieri accusino un presidente incaricato che ancora non ha dimostrato, non ha ancora lavorato, di essere una marionetta... O il Der Spiegel, che era una volta una rivista estremamente, ci scriveva Tiziano Terzani, tra l'altro, di trattarci come scrocconi, ma come si permettono? O di darci il Financial Times dei barbari? Perché? Perché non hanno vinto quei partiti che tutelano gli interessi delle banche d'affari, cioè se avessero vinto quei partiti noi non eravamo un popolo dei scrocconi, non eravamo barbari e nulla. Poi siccome votano i cittadini, altro che non è l'establishment, sono tutti barbari. Si dovrebbero gli italiani ribellare da questo punto di vista in maniera democratica, a prescindere dalla loro appartenenza politica. Io ora non faccio il parlamentare, io sto partendo ma pretendo per questo paese un futuro che sia sovrano, dignitoso, nel rispetto degli interessi del popolo italiano. Secondo lei questo governo nasce o no? Che sensazione ha? Perché ancora siamo bloccati sul ministro dell'economia, su Savona. Ti dico una cosa, non l'ho mai detta questa, perché poi mi sono indignato in questi ultimi giorni, perché ripeto, abbiamo capito. Savona, Massimo, si può criticare, ma il curriculum ce l'ha. Cioè, non è che è stato travolto dagli scandali, eccetera, eccetera. Non si può
porre un veto, diciamo, nei confronti. Ha appena scritto un libro molto antitedesco. E allora, diciamo, si sta... allora il governo italiano, anzi, il presidente della Repubblica italiana, nonostante magari delle opinioni Savona rispecchiano, per reati di opinione, cioè, non lo so, è un discorso relativo all'opinione. Io non lo so, perché non faccio presidente della Repubblica, non sono presidente del Consiglio incaricato. Qualora non dovesse nascere per veti e perché qualcuno si è messo di traverso al cambiamento, che succede? Ti assicuro che io ho tutta la voglia del mondo di finire il mio progetto, di stare fuori Italia da martedì fino a dicembre, ma qualora si dovesse tornare a votare per questa ragione, io tornerei e penso di ricandidarmi, perché c'è bisogno della mia, evidentemente, mi sento in dovere di metterci la faccia e di sostenere un paese che sarebbe... Il viaggio più breve del mondo. Io mi auguro di no, però lo dico perché non è che... Perché non si può tollerare di essere trattati in questo modo. Siamo un grande paese, siamo tra i principali contributori dell'Europa, siamo tra i finanziatori più importanti, abbiamo fondato l'Europa. Non si può tollerare di essere trattati in questo modo perché... Perché evidentemente un programma che è stato scritto, un accordo di governo, evidentemente non è gradito a qualche compagnia di assicurazione privata o a qualcun altro che ha speculato sul sistema pensionistico pubblico grazie alla privatizzazione dei diritti pensionistici degli italiani. Comunque, nell'ultimo mese ogni italiano, compresi i bambini, ha perso 2.000 euro, perché di fatto questa è la cifra, sì, e poi è venuto i 2.000 euro, ecco, a causa dei movimenti dello spread. Per quale motivo, mi domando, c'è questa roba dello spread? Per carità, c'è chi si preoccupa, chi si preoccupa, magari in alcune realtà italiane non pensano allo spread ma pensano a portare a casa un pasto caldo la sera, e per me devono contare soprattutto quei cittadini, a cominciare dagli ultimi, e queste sono frasi oggi diventate rivoluzionarie e diversive, ma ritengo che il problema oggi dello spread sia l'assenza di un governo. Io sono convinto che qualora questo governo dovesse partire, anche con il dottor Savona, certi investitori e coloro che gestiscono i mercati, se ci andassimo a parlare, si renderebbero conto che non siamo affatto barbari, siamo cittadini per bene che hanno delle idee evidentemente espansive, dissimili da quelle idee restrittive di austerity che hanno portato avanti con l'idea, così si ridurrà il debito pubblico negli ultimi anni, i partiti, diciamo, dell'establishment, e che sono risultati fallimentari sia agli occhi, sia guardando i conti pubblici, perché il debito pubblico è aumentato, e sia agli occhi della stragrande maggioranza degli italiani che non li vota più. Se ne devono fare una ragione in qualche banca d'affari, i loro uomini nelle istituzioni, il popolo italiano non li vota più. Le presento una persona che io voterei tutta la vita, Geppi Cucciari. La voterei, perché se va in Parlamento, diciamo, finalmente, no, finalmente... Mi ha detto, I'm so lucky you're amazing. No, ma sta qua un secondo. Sta qui. No, prego, Alessandro. No, adesso noi cominciamo, parte la nostra sigla, certo. Comincia la nostra puntata, avremo Paolo Mieli, Serena Dandini, Stefano Bollani, Marcello Fonte, ma Geppi tornerà con chi? Con Alessandro Di Battista, che è la risposta italiana a domande in Europa che non ha fatto ancora nessuno. Non so quale sia. Dopo la sigla.